sta terra di cui vi parlo, una perla rara, dove somari, e come vedi, l'incanto cogli, fai impazzire i meglio popoli, che vita si sciarriaro, e chi to sangue in tracincia sia, e non c'era cura di liguaria. Sonna notte, carraccio cori, picchia con decadenza, non la posso accettare, usi a me vita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare. Se terra d'amore e di pittizza rara, noi siamo pronti, pure alla morte, per liberarti di sta mala razza, che ti succa usando. Buongiorno, eccoci. Allora, stamattina cercheremo di essere veloci perché sto aspettando la precettazione di mia madre per andare a alzare papà, che lo sta sistemando. Alcuni argomenti scottanti. Intanto oggi sarò verso le 18:30-19 a Mongiuffi Melia, ospite del mio amico sindaco di Mongiuffi Melia. Ha un importante convegno, si parlerà di farina, di grilli, va bene? Come si fa il pane di casa con la farina dei grilli, per cui se volete venire a Mongiuffi Melia vi aspettiamo verso le 18:30, ci sarà anche il nostro sindaco della città metropolitana Federico Basile. Argomenti scottanti, ne avevamo già parlato tempo fa, poi ho lasciato l'argomento, l'ho lasciato cadere perché è giusto aspettare che un governo metta in pratica le soluzioni che aveva prospettato in campagna elettorale. Vi ricordate la campagna elettorale della Meloni? Blocchi navali, non passa nessuno, i migranti possono morire nel mare, punto. E non ci sarà più nessuno che passerà la nostra frontiera. Cari patrioti, state sereni che l'emigrazione noi la bloccheremo così. Bene, gli sbarchi non so se si sono ormai triplicati, quadruplicati, ma le statistiche sono quelle che sono, anche perché purtroppo i morti che ci sono nel mare non si sa quanti sono. Questo è il vero tema. Cosa sta succedendo? Quello che io avevo detto mesi fa, cioè un governo che non ha ormai entrato ancora nell'ottica che ci troviamo di fronte a un fenomeno strutturato e strutturale che, se non lo si affronta diversamente, per noi significa soltanto continuare in un atteggiamento disumano da un lato e dall'altro a non avere la visione strategica del fenomeno. Cosa significa la visione strategica? Signori, nella vita capitano tante cose negative e bisogna avere la capacità di trasformarle comunque, non dico in cose positive, ma prendere quantomeno qualcosa di positivo. Il fenomeno in questo momento dell'immigrazione è un fenomeno che tende sempre a crescere. Se non ci si organizza strutturalmente, noi continueremo con l'emergenza a fare soltanto morti, ad abbandonare i sindaci al loro destino e soprattutto ad avere territori che stanno diventando ormai il disastro sotto il profilo urbanistico. In Lampedusa ormai ce ne sono sempre di più, ma intanto si continua a cincischiare.
si continua ad attendere questi grandi accordi che a quanto pare non stanno riuscendo. E allora è ovvio che bisogna affrontare il ragionamento in modo diverso. E qual è la questione? Intanto non si può continuare ad avere hotspot che sono fuorilegge, hotspot che sono dei lager. Bisogna rafforzare, ma l'avevo detto un anno fa, bisogna dare gli strumenti ai sindaci, bisogna dare soldi per evitare che questi comuni diventino cimiteri di carcasse abbandonate lì. Non è pensabile che ormai i traghetti che collegano Lampedusa con la terraferma non hanno più spazio per i servizi ordinari. Questo governo si è dimostrato incapace ad oggi di affrontare e risolvere questa situazione. Purtroppo, e non la si risolve con gli slogan. Questo ormai è chiaro. Qual è la soluzione? Signori, io faccio il sindaco di Taormina. Mica faccio il Presidente del Consiglio dei Ministri. Chi ha avuto la pretesa di fare il Presidente del Consiglio dei Ministri con tutta la sua squadra, trovi la soluzione, è compito loro. Non c'è comunque ad ogni situazione una non soluzione. La soluzione c'è sempre, è una questione di approccio. Certamente noi che abbiamo oggi problemi di manodopera in tanti settori, non è pensabile che da un lato spendiamo miliardi, sì mamma, sì, miliardi per fermare un fiume in piena che per motivi purtroppo ben precisi geopolitici in piena è e in piena rimane, e dall'altro lato abbiamo il problema che tante oggi attività richiedono manodopera e quella disponibile non è sufficiente. Anche qui non è sufficiente perché noi siamo diventati un popolo di fannulloni. Anche questo è altro tema da affrontare seriamente. Ma signori, chi ha dei ruoli ha anche la responsabilità di dare un indirizzo e di educare le comunità che amministra. Educare che significa? Far capire che alcuni comportamenti non sono più compatibili, non ce li possiamo più permettere. Questo significa. Io nel mio piccolo questo faccio, attenzione. Faccio questo e ovviamente mi prendo la responsabilità di quello che faccio. Quindi ad oggi Meloni, che doveva fare i blocchi navali, che ovviamente è una grande minchiatona, ma siccome la campagna elettorale serve non per conquistare voti, la fiducia, serve per rubare voti, e allora in campagna elettorale tutto è concesso. Come d'altronde i pugni battuti in Europa da parte di Salvini per quanto riguarda la gestione delle risorse economiche e quindi anche per quanto riguarda quelle che sono le limitazioni della spesa pubblica. Ma quale limitazioni? Non è che l'Europa non ci vuole fare spendere. L'Europa ci dice, cara Italia, tu sei lo Stato più indebitato dell'Europa, non puoi continuare con i pagherò, ti devi dare una regolata, come tutti gli altri, piaccia o non piaccia, fai parte di un sistema nel quale ormai ci sei con la logica dell'incaprettamento. Non possiamo uscire dall'Europa. Lo sapete cosa significa incaprettare? È una cosa terribile. La usano i mafiosi. L'incaprettamento significa essere legato dalla gola e dai piedi. Ti mettono a pancia in giù e ti lasciano in quel modo. E lo sapete cosa succede? Che piano piano si stanchi, ti stanchi e vai tirando e ti ammazzi. Avete capito? La posizione dell'Italia in Europa è questa. Più tiriamo e più ci ammazziamo. È inutile che qua ci siano slogan. Allora, la nostra posizione in Europa può diventare autorevole solo se abbiamo le carte in regola. Ma noi le carte in regola non ce le abbiamo. Tant'è vero, cari miei, che quando questo governo ha tentato di modificare l'impostazione della Bolkestein è arrivata la telefonata all'Europa e dice: tu che vuoi fare? Vuoi cambiare le regole della Bolkestein che esistono ormai da anni, che c'è ormai un proiezione, quello di mettere a bando tutte le spiagge eccetera eccetera, e finora te la sei sopportata e ora vuoi cambiarle? Non ti mando i soldi del PNRR. E questo è successo. Come è andata a finire? Muti, zitti e basta.
Perché? Perché a un tavolo, se non sei autorevole, è inutile che mostri i muscoli che non hai. L'Italia non ha i muscoli che preannuncia, perché la sua classe politica non è più credibile. Questo è il concetto. Questo è il concetto. Non chiedete a me le soluzioni. Finora, dove ho governato, le soluzioni le ho trovate e le ho applicate. Chi ha la pretesa di essere la nostra guida e ci ha promesso di risolvere, deve risolvere. D'altronde non è che la visuale che c'è dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è identica della visuale che c'è il sindaco di Taormina o che ci avete sicuramente voi. Nella vita si fanno delle scelte. Avete preso degli impegni, non l'avete mantenuti, ma nel frattempo non potete continuare a falcidiare il nostro territorio, a lasciare i sindaci da soli al loro destino e soprattutto a continuare a danneggiare l'economia locale dei nostri territori. Questo ovviamente è la questione. E intanto per ora si fanno già riunioni per come continuare a spendere le ultime risorse nostre in extra deficit addirittura. Stanno chiedendo all'Europa di essere autorizzata a fare ancora debiti, signori. Ecco cos'è il centralismo. Siccome ci sono le europee, devono trovare quale soluzione per come comprarsi i voti degli italiani. Ed è tema questo serio. Non possiamo continuare così, a dare le mancette con i pagherò. E le altre e le future generazioni, che già le proiezioni dell'INPS dicono che nel 2050 non ci saranno più pensioni, come la mettiamo? Perché non ci fate la proiezione intergenerazionale? E così dite ai giovani, a voglia che andate a lavorare, pensione non ce n'è. Non ce n'è. Ecco, questo non è un governo responsabile. Stiamo continuando con questa visione non solo centralista, ma parassitaria. E i nostri parlamentari che fanno del meridione? Gli ascari. Quello che sanno fare per bene. Stanno lì a scodinzolare, a sculettare. Punto. Il divario sud-nord lì è e lì rimane. Il gioco di prestigio delle risorse extraregionali, eccetera, eccetera, lì con il ministro Fitto che si diverte. Ma nel frattempo abbiamo Salvini che continua a fare il bimbo minchia con il ponte sullo stretto di Messina. Organizziamoci, e il primo segnale lo dobbiamo dare nel collegio Monza Brianza. Lì bisogna dare un segnale forte di un radicale cambiamento. Non vogliamo più centralismo, sanguisughe sulle nostre spalle che non riescono neanche ad alleviare, non dico risolvere, alleviare le grandi criticità che loro si sono impegnati a risolvere e che continuano a non risolvere. Meditate, organizziamoci intanto, diamo un bel segnale. Sì, mitico consigliere Salvatore Papa, partiamo, ma non partiamo come fa Ciccio Cipolla. Ieri mi manda una bella foto, era sul motoscafo, dice stiamo partendo per Monza. Oh Ciccio, il nostro Pio Andrea Peri ci ricorda il 2 per 1000, sì, che già la benzina con le accise, col pizzo legalizzato costa assai. Chiaro, il 2 per 1000, vi raccomando, chi ancora non ha deciso a chi destinare il suo 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi, inserisca il codice U55. Oggi ci serve ancora più di ieri. Buona domenica, e chi vuole venga a Mongiuffimeria oggi verso le 18:30. Saremo lì per parlare di grano, di politiche agroalimentari e della farina di grillo.